18esima edizione, festeggiato il compleanno della maggiore età al Festival di Cannes e poi alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia, dentro proprio all'interno della Biennale. Ed è un grande regalo che ci hanno fatto, oltre quello che è arrivato ieri, un telegramma che ci ha fatto molto piacere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, che ha mandato il patrocinio. Oltre già a quello dell'UNESCO, e da 4 anni viene riconosciuto il Festival per l'alto livello culturale della manifestazione, che affronta temi sociali universali come l'infanzia violata, la difesa dell'ambiente, i diritti umani e la pace. 12 film in concorso su questi temi, tra cui 4 film americani, un norvegese, un nigeriano, un turco e anche molti inediti italiani. Di cui uno tra l'altro è stato anche sovvenzionato proprio dalla Film Commission della Toscana. Ricordiamo il programma brevemente, quando partirà? Il programma parte martedì 30 settembre con una prima assoluta di un film italiano, La mia prima volta, con 3 personaggi che faranno anche discutere, ma che ovviamente attireranno, che sono Beppe Grillo, Vittorio Sgarbi e Carlo Freccero, che incontreranno il pubblico dopo l'anteprima del film che è il regista Claudio Serughetti. Poi a seguire ci saranno il giorno dopo 4 film in concorso dei corti, perché ritorna al concorso dei corti, e 4 lungometraggi, il tutto in una location di prestigio come il Teatro Cinquecentesco del Teatro dei Rozzi a Siena. E da quest'anno si ha la possibilità di vedere film e di gustare piatti tipici, perché facciamo una cinescena con un importo, un biglietto unico bassissimo di 10 euro, quindi una voglia di venire a Siena per vedere questo, ma anche per visitare, e questa è la grande possibilità che diamo a chi vorrà venire al festival, di vedere la Divina Bellezza, cioè il pavimento del Duomo di Siena, un grande capolavoro per tutti gli ospiti del festival.